come gestire un concorso a premi internazionale. L'Italia ha una delle normative sui concorsi a premi più complessa a livello mondiale. Una delle particolarità della normativa italiana è che richiede che qualsiasi attività relativa al concorso a premi sia svolta in Italia, il che evidentemente comporta dei notevoli limiti in relazione a concorsi a premi internazionali, in cui i partecipanti possono essere in qualsiasi giurisdizione del mondo ed è improbabile che tutte le attività relative al concorso a premi abbiano luogo in Italia. Fino a poco tempo fa questo problema non aveva una soluzione. In relazione a concorsi a premi internazionali bisognava svolgere un concorso dedicato ai partecipanti italiani, con la conseguenza che in alcuni casi l'Italia veniva esclusa da questi concorsi semplicemente perché gli oneri amministrativi derivanti dall'organizzazione del concorso in Italia erano di gran lunga superiori rispetto ai possibili vantaggi in termini di marketing derivanti dal concorso stesso. È arrivata in soccorso una interpretazione del Ministero dello Sviluppo Economico, che è l'autorità che ha giurisdizione sulle manifestazioni a premi che comprendono i concorsi a premi, secondo la quale in caso in cui ci siano dei concorsi a premi internazionali gestiti da un promotore che non ha sede in Italia ma in un altro Stato europeo e questi siano svolti tramite piattaforme online, in quel caso trova applicazione unicamente la normativa sui concorsi a premi del luogo in cui ha sede il promotore non italiano ma europeo che gestisce il concorso a premi. Questa interpretazione trova fondamento sul principio dello stabilimento dettato dalla direttiva e-commerce, secondo la quale nella fornitura di servizi e-commerce da parte di un soggetto comunitario trova applicazione semplicemente la normativa del luogo di stabilimento. Allo stesso modo, nel ambito di un concorso a premi gestito da una società francese, spagnola, inglese, irlandese, troverebbe applicazione semplicemente la normativa sui concorsi a premi di questo luogo, che nella maggior parte dei casi è meno restrittiva rispetto alla normativa italiana. Questo non vuol dire che la normativa italiana deve essere ignorata del tutto, perché per esempio la normativa sui consumatori continua a trovare applicazioni e un'analisi caso per caso dovrà aver luogo, ma evidentemente si crea un'apertura rispetto a una meccanica di promozioni che fino ad oggi era limitata in caso di promozioni internazionali e potrebbe avere delle prospettive molto interessanti per brand multinazionali che intendono svolgere la medesima promozione a livello mondiale e quindi fino a ieri dovevano lasciare l'Italia al di fuori del proprio perimetro oppure fare una promozione dedicata al nostro paese.